E nella 57esima edizione della Tirreno Adriatica oggi si presenta la sesta tappa a Pecchio Carpegna. Sindaco, siamo qua nel Salone del Trono del Palazzo dei Principi a Carpegna. Svegliamo tutte le novità, perché Carpegna è una città che ama la bicicletta. E sì, tra l'altro appunto la gara, il percorso prevede la salita al Cipo, alla salita del Cipo e a Monte Carpegna, e quindi Carpegna non può che essere felice di avere qua questa tappa. Ricordiamo tra l'altro che è la penultima tappa, poi ci sarà l'arrivo a San Benedetto e a detta degli esperti, io non lo sono, però a detta degli esperti dovrebbe essere un po' la tappa decisiva, quindi questo ci fa molto onore. Beh sì, certo, come stavamo commentando poco fa, la Tirreno diventa una delle corse di primavera più importanti, più ambite dalle squadre e dagli atleti, perché è una gara di prima categoria, di World Tour, e quindi si gioca molto, no? Diventa importante sia per i corridori a livello individuale, ma sia per i punti delle squadre, quindi insomma è una delle prime corse veramente importantissime della stagione. C'è poi l'unione di due luoghi importanti di questo territorio, il comune di Apecchio e il comune di Carpegna. Sì, l'abbiamo ironicamente definita la tappa della birra e del prosciutto, perché parte appunto dal mio paese che è Apecchio e arriva qua a Carpegna toccando dei posti bellissimi della nostra provincia, quindi questo, oltre che essere un evento ciclistico internazionale importante, sarà una vetrina per il nostro territorio molto importante prima della stagione estiva. Per noi è una grande soddisfazione, dopo il Giro d'Italia nel 73-74 Carpegna ritorna arrivo di tappa di una corsa come la Tirreno Adriatica molto importante, che ci dà una grande visibilità mediatica, tanti campioni, e per noi è molto importante perché facciamo del turismo sportivo, ambientale, anche culturale un po' il fulcro, soprattutto il turismo della bicicletta e del bike. La storia di Pantani è una delle tante identità di Carpegna, un'identità molto forte. Oggi è una conferenza stampa molto bella che riguarda non solo Carpegna, riguarda il Montefeltro, riguarda la provincia di Pesaro Urbino. Abbiamo voluto fortemente che questa tappa da Apecchio a Carpegna passasse per Urbino e anche vicino a Fano e a Pesaro, quindi una tappa di qualità. Il sabato pomeriggio ci vediamo il 12 marzo, diretta televisiva con una grande visibilità mediatica, come ho detto prima, noi siamo contenti e orgogliosi, c'è un grande lavoro dietro, come puoi immaginare, dalla regione alla provincia ai comuni come Apecchio, Carpegna e tutti gli altri comuni, l'Unione Montana, il Parco, l'Ente Parco, e un grande lavoro, fatemelo dire, come assessore del Comitato Tappa di Carpegna, col suo presidente Angelo Francione, con tutto un gruppo eterogeneo e variegato. Abbiamo fatto un grande lavoro, queste zone che siamo al confine sono zone bellissime e hanno bisogno di eventi come questi. Oggi a Carpegna, come padrino di questa tappa importante, questo è un paese che vive di turismo e questo sarà sicuramente uno slancio interessante. Io a Carpegna sono venuto la prima volta col Giro d'Italia nel 73, è passato un po' di tempo, sono quasi 50 anni. Mi ricordo che c'era Fuente e Merz che hanno fatto il Diavolo a 4 e che adesso si farà il Cipo per la Tirreno Adriatico, è una salita difficile e credo che farà un po' la classifica, ma lo fanno due volte addirittura. Ah, non lo sapevo. Ah, fanno il circuito? È un circuito duro. No, ma l'ho fatta in bici 2 anni fa questa, che ero qua e me la ricordavo, tutta questa stradina piccola che va su, ha dei tornanti importanti, che dopo in cima c'è anche il monumento di Pantani. E comunque un po' di volte è passato anche il Giro, poi altre corse, credo che Carpegna è conosciuta come una salita importante, difficile.